Ben ritrovati a tutti. Nella scorsa lezione parlavamo di batterie, pile, accumulatori e condensatori. Neanche a farlo apposta mi chiama Samuele e mi dice: guarda che il mio headset da motocicletta ha un problema, non si carica più la batteria. Potresti per favore darci un'occhiata? Nessun problema. Oggi vedremo come risolvere questo comunissimo problema utilizzando dei semplici attrezzi da laboratorio elettronico. Per questa riparazione occorrono dei semplicissimi attrezzi da laboratorio elettronico. Se anche tu vorresti allestire un piccolo laboratorio elettronico nella tua officina e non sai esattamente che cosa ti può servire e come trovare le attrezzature, ti lascio qui sotto nella descrizione del video un po' di link utili che ti permetteranno di risparmiare un sacco di tempo a cercare nelle migliaia di prodotti disponibili sul mercato. Per eseguire questa riparazione ho utilizzato i seguenti attrezzi: una molletta, una pinzetta, un oculare magnificatore, lente di ingrandimento 50x, un multimetro digitale, un rocchetto di stagno piombo al 60%, un set di cacciaviti, un succhiastagno e una stazione saldante. Questo invece è il trasmettitore radio Bluetooth che utilizza Samuele quando va in giro in moto con i suoi amici. L'oggetto in questione è questo. Questo connettore è il connettore adibito alla carica della batteria. Cosa succede? Collegando l'alimentatore alla presa di corrente, non si ricarica la batteria. Andiamo a vedere come ho fatto a riparare la radio FM con dispositivo di comunicazione Bluetooth di Samuele. Allora ragazzi, questo qua è il classico caso di connettore che salta. Connettore che salta, vedete, è una robina piccolissima che ha questi terminali che sono saldati sulla scheda. Poi ha questi gambini, 1, 2, 3 e 4, che vanno a saldarsi in questa zona qua, qui, qui, qui. Il processo di saldatura in questo caso è stato fatto con i piedi, va bene? In ogni caso è un classico che questo connettore si stacchi perché è soggetto a una forza molto intensa quando attacchiamo e stacchiamo lo spinotto dell'alimentazione. Il problema è che questo non è stato saldato bene, perché per saltar via questa piazzola che dovrebbe trattenere il connettore significa che non era saldata, o comunque che la saldatura non aveva affatto aggraffato sul connettore dell'alimentazione. Allora andiamo a vedere come si fa a riparare questa cosa, che è molto semplice. Per prima cosa solleviamo la batteria, perché c'è un piccolo biadesivo. Andiamo a sollevare la batteria e verifichiamo con la lente di ingrandimento lo stato della saldatura. Eccola qua. Saldatura una fetecchia, vedete? Terribile. Stessa cosa sul connettorino. Connettorino, vediamo che è terribile, saldature brutte brutte brutte. Allora, quindi in questo caso abbiamo anche dei pin storti, significa che sono gli ultimi pin che hanno provato a trattenere il connettore, quei pin lì. Allora, per prima cosa dobbiamo raddrizzare quel pin lì con la nostra pinzetta, un'operazione molto delicata, facciamola con molta cura. Ecco, vediamo un attimino se l'operazione è andata a buon fine. Ok, un pochino meglio. E adesso dobbiamo prendere la nostra stazione saldante e ripassare con dello stagno fresco tutte le saldature, sia quelle sulla scheda, una bella bagnatina di stagno, poi tenendolo leggermente inclinato lo stagno verrà via. Gli do una bella abbondante stagnata, così che lo stagno per gravità viene via con me. Eccolo. Una bella passatina, eccolo qua. E le piazzole adesso sono belle fresche, belle saldate. Allora, ok, ecco, un pochino meglio. I buchi si sono tappati, ora li stappo con il dissaldatore. Allora, eseguiamo la stessa procedura anche sul connettore per preparare i pin ad essere saldati.
Signora bella pettinata. Ok, adesso a questo punto prendiamo il nostro connettore e cerchiamo di infilarlo qua nelle fessure. Bagnando le piazzole con dello stagno, il calore riesce ad arrivare bene fino dalla parte opposta. I fori sono metallizzati e quindi il calore passa da una parte all'altra. Ci siamo quasi, dobbiamo dare un'ultima spintina qua. Diciamo che, proviamo a vedere come siamo messi. Buone queste saldature. Lateralmente, così da portare i pin in linea. Ci vuole lo stagno, quello sottile, molto sottile. Teniamo la scheda leggermente inclinata, poi via, forza e coraggio, puliamo la punta. Questa è una punta molto grossa, ma non vi preoccupate perché tanto poi lo stagno si muove grazie alla pasta salda. Una bella palla di stagno, di saldatura, e poi andiamo a pulire trascinando via lo stagno in eccesso. Per essere state fatte con lo scalpello di Michelangelo, direi che sono buone. Allora, prima di richiudere tutto, prendo il mio tester multimetro digitale perché voglio fare un test per vedere perlomeno se ci sono dei cortocircuiti. In dotazione chiaramente c'è il suo caricabatterie, che è un caricabatterie classico a uscita 5 volt standard USB. Allora, l'USB entra in questo connettore ed esce da questo piccolissimo. Connettore piccolissimo lo mettiamo qua. È ancora un po' ballerino, non mi piace. Ripassiamo bene questa saldatura qua. Ripassiamo anche queste altre di sopra, stando attenti a non andare sulle piazzoline. Perfetto. Bisogna scaldare molto perché il connettore ha una massa metallica molto elevata, quindi tende a dissipare il calore che noi forniamo con il saldatore. Però adesso direi che ci siamo, una bella struttura. Andiamo a inserire il connettore. Oh, adesso sì che è solido, adesso è molto solido. Adesso è molto solido. Come facciamo a fare un test dei cortocircuiti? Chiaramente questo connettore è troppo sottile per andarci con i puntali del tester. Però dall'altra parte del cavo, noi abbiamo soltanto 4 punti connessioni ed è molto più facile andare a fare un test. Andiamo ad aprire anche il suo alimentatore. C'è una vite qua. E probabilmente bisognerà leggermente forzare. Guarda, ci deve essere un incastro senza esagerare. Eccolo qua, infatti. Molto bene. Sfiliamo la questione. Eccolo qua. Vedete cosa ho in mano? Ho in mano la femmina. Collego anche da quest'altra parte. E qui sotto finalmente ho i pin che mi servono. I due pin centrali sono cortocircuitati, sono i pin dei dati, semplicemente non vengono usati. Quelli che interessano a noi sono i due pin agli estremi che contengono la 0 volt e la 5 volt della porta USB. Ora, impostando il tester a modalità ohm, per esempio 2000 ohm, vediamo che toccando i due terminali tra di loro segna 0 ohm, significa che c'è un contatto elettrico. Allora, io vengo qua. Tra il pin 1 e 2, del più e del meno, sì, ci sono 160 ohm, ma dipende dalla circuiteria dell'alimentatore. Se io stacco, ci saranno sempre più o meno 160 ohm, vedi? Perfetto. Quindi significa che non c'è cortocircuito. Ora andiamo a individuare il più 5 e la 0 volt qua sopra, che se seguo le piste, abbiamo più 5 volt qua, dovrebbe arrivare qui.
Quindi se metto il puntale qui su più 5 e qui su quest'altro punto, eccolo, 0 ohm, perfetto. Devo trovare poi anche il GND, che probabilmente sarà collegato alla massa generale. Qui c'è scritto GND, GND, vediamo da quest'altra parte, 0 ohm, perfetto. Allora adesso ripeto la misura tra GND e 5 volt, non è 0, perfetto. Niente, io mi azzardo adesso a collegare il tutto. Richiudiamo tutto, tester, mettiamo via lo stagno, richiudiamo la batteria. Richiudiamo anche l'alimentatore, così. Ok, dopo aver fatto tutte le verifiche del caso, attacco il mio alimentatore alla rete elettrica. Il cavetto prolunga e finalmente possiamo collegare il nostro schedino, che funziona perfettamente. Non ci resta che tenerlo in carica qualche tempo e divertirci a utilizzare il nostro apparecchio Bluetooth auricolare dentro il casco della moto. Eccoci qua, come hai potuto constatare la riparazione è stata semplicissima. È un problema che coinvolge una marea di dispositivi ricaricabili, perché i connettori utilizzati sono sempre più piccoli. Più avanti vedremo come funzionano i sistemi di ricarica wireless senza il connettore di interconnessione. Ma per oggi è tutto. Ti ricordo che mi trovi su YouTube, su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, su CamTV. Scrivimi nei commenti se hai delle richieste, se non hai capito qualcosa riguardo questo video. Ricordati che per la prossima lezione ci occorre un multimetro digitale e il kit di componenti che vi ho chiesto di procurare la volta scorsa. Per oggi è proprio tutto, vi saluto e arrivederci alla prossima lezione. Ciao!